Salve gente, sono Larus ed eccomi qua su ROM 2 Total War. Nell'ultima puntata abbiamo dichiarato guerra all'Epiro. E abbiamo anche lì fatto varie trattate commerciali, lì abbiamo fatto una sorta di alleanza, anche se non proprio alla fine decisiva, un'alleanza piccolina, dai. Io direi di mandare queste unità in passo accelerato. Faster, you slugabeds! E andiamo a controllare la zona di Apollonia. Put your backs into it, you men! Ok, vediamo un po' questa zona qui. Magari possiamo fare un attacco Drop anchor! navale. Appena possiamo. Però adesso volevo un attimo Ready for orders! tenere la zona sotto controllo. Facciamo un turno successivo. Ah no, prima utilizziamo la gente. At your service. Io direi di ammazzare qualche generale. Tipo, non so, tu quanto hai di generale? Di comando Pirro? Hai... Vediamo un po'. What do you wish of me? Vediamo se riusciamo a ammazzare Pirro. Proviamo con del veleno. Possiamo anche fare un traditore. Tutto quanto, però quello che vale un po' di più, cioè che ci dà più possibilità di ucciderlo, è il veleno. Proviamo col Life veleno. is fleeting. Wounded. Merda, è ferito. Volevo ammazzar Pirro. No, non ce l'ho fatta. Quindi torniamo. Però credo che sia anche il capo della fazione, se non erro. As an Egyptian, I am unused to begging, but I will beg for a treaty if that is required. L'Egitto. Vuole un patto di un'aggressione, ci dà pure 1080 di oro, ma certo, amore. You are wise beyond your. Tanto, vediamo un po' tutti quanti. Vediamo lì Epiro che cosa vuole fare. Non capisco perché sta mandando tutte le unità in barca. Non mi dire che vuole attaccare per via navale Atene. Se è così dobbiamo subito tornare in patria. Senza proprio problemi. Qualcuno ha fatto un sabotaggio. Merdina. We hunger for battle. Mettiamo in modalità normale. E andiamo subito ad Atene. All this a garrison. March until your feet bleed, then march some more. Ok. Tanto It questa is an unità qui. honor to serve. Sbarchiamo. Disembarking now. Chi sono sti qui? Stanno saccheggiando Apollonia. Leaving the ship. Advance. Sì, a quanto pare stanno saccheggiando. Yes. Quindi intanto blocchiamo nello stretto. Non so come si chiama questo stretto qui. Blocchiamoli. Però The sea l'Epiro. beckons. E aspettiamo, facciamo fine turno. Fine turno. Ah già, devo scegliere una tecnologia. Vorrei scegliere tecnologia civile. Più Tanto. ambizioso è un personaggio, più utile sarà per la tua fazione. Sta zitto. Quindi non è cambiato nulla lì, l'influenza dei personaggi, e torniamo. One sacrifice is needed on the altar of our goodwill. I speak of gold, of course. Loro ci dicono, entriamo in guerra, se voi ci date
1410 di oro. Non accetto. Cioè la possiamo fare da soli e poi dopo loro prenderebbero solo le terre dell'Epiro. Non mi piace come trattato. Quindi? Non ho capito la logica di tutto questo. Se vogliono fare. Vanno avanti e indietro. Forse perché hanno visto che sono sbarcato. Ah, ho capito. In seguito a un nuovo accordo, è stata aperta una rotta tra il tuo territorio e quello del tuo nuovo partner commerciale. Pattugliala con cura, perché i nemici cercheranno presto... Sta zitta. Ah, qua c'è quello lì che aveva saccheggiato prima le mie cose. Possiamo manipolarlo? Con la tentazione. Tentiamolo. Dai, vieni da noi, vieni da noi. Ah, i suoi progressi sono stati rallentati, però. È pure aumentato di grado il nostro, la nostra spia. E gli diamo... antagonista, agente o spia? Secondo me agente, che dà un po' di più alla probabilità di successo in tutte le azioni, che buono. Tanto qui ad Atene ne espandiamo. Quanto costa? Se ce la possiamo fare. Così facciamo noi edifici. Intanto voglio anche fare un calco dei perieci, sì, che ci dà la possibilità di fare dei frombolieri, arcieri, peltasti, tutte queste cose qua molto belle. Intanto voi metto in modalità nessuno. Vediamo un po' chi è. Qua c'è il comandante dei Prodi compagni, che è Pirro, che ha un elefanti mercenari. Tanto qui, che non c'è modalità nessuna. E voglio risalire da dietro qui. Volevo risalire qua dietro e attaccargli alle spalle. Ready for orders. Tanto aspetta un attimo. Mercenari possiamo prenderli. Aspettiamo un attimo. Ci sono sti elefanti che mi preoccupano. Perché sanno gli elefanti sono belli tosti. Direi aspettiamo un attimo. We are a mighty people. Well versed in the uses of wealth and power, and so we love gold. Ah, hanno voluto fare un ripensamento e hanno detto vabbè, sì, 1040 era troppo, facciamo 600 e andiamo in guerra con Epiro. No, dico di no. Ancora sono fermo. Non è il fatto dell'oro, è il fatto che non c'ho voglia, non mi va, voglio finire la guerra da solo. Perché sennò vanno a prendere la Rissa, Apollonia, tutte terre che dovrebbero appartenere a me, di diritto. Perché sono me. Tanto vogliono combattere contro i miei. Oh, i Prodi compagni, i titani, contro gli artigli dell'Arpia. Vabbè, va un po' bene perché almeno hanno lasciato la Rissa scoperta e dopo posso conquistarla, solo che... è un po' un casino adesso la battaglia, perché hanno gli elefanti. E a me non piacciono gli elefanti. Sarà molto dura. Un po' paura per questa battaglia, mi sa che la perdo, però... non è che è nulla di importante, un esercito si può rifare. Una città non si può riconquistare così facilmente, invece. Io direi di prendere come punto di difesa
questa boscaglia. Mettiamo i convoglieri in prima linea dietro gli opliti. Hoplites, ready! Don't break formation! If we are victorious and live, I will sacrifice to Zeus and Ares for their favor and help. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Eh sì, scuola sapevamo. I rinforzi. I nostri soldati sono nascosti al momento, anche quelli del nemico. Dovrebbero arrivare da dove i rinforzi? Forse di qui. È un po' un problema perché non sappiamo dove sono i rinforzi, però... Guardate questi greci pronti a tutto. Guardate. Si vede unità dell'Epiro. Se attaccano quegli elefanti c'è poco da fare. Spero che non siano troppo potenti. C'era una formazione di fare contro gli elefanti. Fammi controllare. La magnesia. Come è fatta sta formazione? Ah, è la stessa mia. Allora, va bene. Ah, quindi bisogna fare delle formazioni compatte contro gli elefanti. Mettiamoci nella boscaglia che magari gli elefanti fanno un po' fatica a entrare. Sì, eccoli qui gli elefanti, eccoli qui. Stanno arrivando. Ci faranno tanto male. Siamo subito dietro. Siamo subito dietro la nostra fanteria da tiro. Oddio. Sono un po' preoccupato per questa battaglia. Loro ci dovrebbero attaccare, perché essendo la fazione di attacco, in teoria, loro dovrebbero iniziare ad attaccare, però... Ho paura. Hoplites! Break formation! Stay as you are! Spariamo i frombolieri. Il nostro generale è sotto attacco. Oppure ci possono spostare verso di qui. Non lo so. Spariamo i frombolieri. No, non li stiamo facendo un granché, è meglio che ci spostiamo. Double time. Ci sono gli elefanti che sono tosti, eh. Devo fare attenzione. Quanti sono? Sono 9. Dannazione. Poi c'è anche la guardia reale. Mi sa che questa qua la perdo. Però se riesco a mettere fuori gioco gli elefanti è una buona cosa. Almeno li abbiamo distratti dalla rissa, non dobbiamo perdere però l'occasione, dobbiamo dopo subito... Comunque non fanno tanto male le frombolieri lì, queste cose qui, come si chiamano. Non fanno tanto male, almeno ancora ammazzato nessuno. Aspettiamo che finiscano le munizioni, va. C'è pure la cavalleria reale. Sono tosti proprio. C'è pure Pirro qui. Vediamo dov'è Pirro. Ah. Ecco, sta attaccando con gli elefanti. Puntiamo subito sugli elefanti.
Spielman, ready for orders. Form phalanx now. General. Dai. Advance. Dai, che ce la fate. I nostri uomini vacillano. E generale. Gli elefanti stanno un po' iniziando a morire, una nostra unità si è ritirata. Un altro elefante morto. Si stanno ritirando. Dai, tornate. Quanti quei uomini. Quick march! By your command! Orders understood! Sì, ok, stanno tornando. No, non stanno tornando. Triste. Mi ero dimenticato di mettere la formazione a falange. Ah, sono tornati. Perfetto. No, fate la falange, però fatela qui. Stiamo ancora in difesa, aspettiamo che loro ci attacchino. Ok, gli elefanti li hanno persi, credo. Dai, ce la faremo. Abbiamo 67, 88, 120. Rombolieri ormai non stanno facendo più nulla. Direi che adesso dobbiamo partire con una mini offensiva. Giusto per fargli capire, dai, attaccateci. Sempre in formazione di falange. O critica, però. Loro si stanno ritirando, hanno fatto questo attacco audace con la loro cavalleria. E dopo si sono fermati. Un po' che cosa vogliono fare. Ah, qua ci vogliono attaccare al lato. Non dovrebbero farcela contro la nostra fanteria. Cioè, attaccano pure con un generale. Però ormai i nostri uomini sono un po' demoralizzati, quindi non ce la faranno. Vediamo se riusciamo almeno a ammazzare il generale. Ok, un po' di uomini stiamo ammazzando della guardia reale. Sto facendo dei piccoli attacchi con sta... con la fanteria, cioè con la cavalleria, che non è che stanno andando anche bene con sta... Il generale nemico è morto. Benissimo. Almeno abbiamo fatto un bel po' di perdite, anche se... possiamo perdere, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Quadrato, vediamo un po'. Facciamo sta formazione a quadrato, vediamo come va. Ah, stanno andando sempre questa unità da tiro. Beh, ormai questa è un'unità di picchietti frombolieri un po' messa male. Un po' tanto. Vediamo se riusciamo qualcosa.
Ok, qui abbiamo fatto la nostra formazione a quadrato. Oddio, una battaglia un po' difficile, non so se riesco proprio a vincere. Ah no, quadrato, quadrato, mi so che si potesse fare il quadrato con la falange. Oddio, ho scappato, Dai, ci sta iniziando ad attaccare. Sono un po' stupido, però. Perché noi ci possiamo difendere un po' facilmente. Giriamoci e proviamo a lanciare un po' di frombole. I sassi, non so cosa si lanciano, cosa lanciano i frombolieri, non lo so. Ok, questa unità qua si sta ritirando. Il nostro generale è morto. Merda. Continuiamo comunque a combattere finché possiamo. C'è una falange verso il nemico. Ho sempre quadrato, quadrato, quadrato. E contro la falange non so quanto possiamo fare di danno, però ci proviamo. I nostri uomini vacillano. Contro la falange è dura, però. Boh, ci abbiamo provato questa battaglia qui. Abbiamo fatto un po' di danni. Non potevo proprio farcela perché la carica dell'elefante è stata devastante. Poi quella della cavalleria reale. Però abbiamo ucciso il generale nemico, gli elefanti, quindi se torneranno... Ebbè, io non sono nemmeno troppo bravo a sto gioco, quindi pazienza. Ok, abbiamo ucciso 102 uomini. Abbiamo perso 285 uomini. Tanto ci stiamo ritirando. Ci vogliono ancora attaccare. Ah. Vabbè, facciamo risoluzione automatica che ovviamente non credo che possiamo vincere. Perché ce la possiamo fare? Facciamo risoluzione automatica. Oppure possiamo anche farcela, dai. Siamo 129 contro 166. Forse ce la possiamo anche fare, dai. Ci proviamo ancora. Battaglia di Epiro. 269 avanti Cristico. Avanti Cristico. Vediamo un po', dai. Riparte in collina in difesa. General! Chi abbiamo come generale? Origene. Slingers! General! Hoplites! Stai in formazione. Ah, ora mettiamoli in modalità. Qua ci sono dei cervi, Lel. Tanto vediamo un po', abbiamo... Guardia reale ellenica, che questa qua è bella tosta. Qua hanno dei bombolieri. Vediamo un po' se riusciamo a far qualcosa. Velocizziamo un po'. Direi di aspettare, fare un po' il camperone.
Forse andare un po' nel boschetto. Ci può dare un po' una mano al boschettino. Vediamo un po' su Glatte cosa vuole fare lui. Mi stanno lanciando un po' di rombole. Vediamo sti stronzi. Allora facciamo che farà una cosa. Avviciniamoci. E togliamo la formazione critica. Così ci avviciniamo più in fretta. Ok. Voglio mettere un'unità qui. Un'unità su. Voglio puntare totalmente contro l'unità di guardia ellenica, che mi fa un po' paura. L'altra un po' meno. Questi sono entrambi veramente molto potenti, quindi devo un po' crescere a fare. By your command! Your orders! Advance at speed! Il nostro generale è sotto attacco! Advance! Vediamo se riusciremo a fargli qualcosa. Militia! For glory! Hospitals! Form phalanx! Dai, attaccate! Stupidelli! Aggiungiamo anche quel tasto del combattimento corpo a corpo, che magari possono fare qualcosa. I nostri uomini vacillano. Riusciamo almeno a ammazzare il generale nemico, è una bella cosa. I nostri cosa. Uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Merda. Spear infantry, ready. Mi si stanno mettendo però in unità del nemico. Stanno in una formazione strana. I nostri uomini vacillano. Dai. Combattete. Fino alla fine, uomini, dai. I nostri no. Uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Allora facciamo un'ultima cosa. Andiamo a fare il culo a quei frombolieri. No, non ci abbiamo fatto. Beh, gli abbiamo fatto un po' di male. Tanto. Ah, è stata tosta questa battaglia. Merda. Gathering supplies. Cosa? Mi sto difendendo da... ancora. Ma sti qua stanno combattendo.
risoluzione automatica, ricordo. Così. Tanto non posso dare una mano a sti qui. E i miei sono morti di infarto laggiù. Ora hanno lasciato la rissa quasi sguarnita e possiamo provare a fare un attacco lì. Adesso che ci penso. Bene, bene, bene. Poi sarà un po' più semplice difenderla, ovviamente. Vediamo un po' cosa sta succedendo. Ok, abbiamo completato bonifica della terra e abbiamo perso l'esercito di Ciro. Mi dispiace, però. Noi andiamo. Non dovrebbe essere troppo difficile, c'è la guarnigione in difesa. Milizia, milizia, milizia. Combattiamo. E prendiamola subito. Non dovrebbe essere troppo difficile. La battaglia di Larissa. 268 avanti Cristo. Quando utilizzi la fanteria... Ah, beh. Il tempo consuma ogni cosa. Ovidio, poeta romano. 43 avanti Cristo, 18 avanti Cristo. C'è nebbia. No, attendiamo. Asciutto, molto bene. Ok, questa qui è la rissa. Ok, non dovrebbe essere troppo difficile prenderla. Tutti i nostri oppliti, lasciamoli qui. E dietro mettiamo i nostri peltasti o davanti. Forse è meglio davanti. Così. E dietro gli opliti. Perfetto. Ancora dietro il generale. La caval... No, 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 no. Torna indietro. La cavalleria tarantina... Dove la posso lasciare? Qui. E iniziamo la battaglia. Intanto qui facciamo la formazione. Our enemies fight today on the defensive. E muoviamoci qui, in modo che possiamo prendergli un po' le spalle, come ci piace. Ok. Adesso li smaciulleremo. Hanno ammazzato i nostri compagni a nord, quindi gli faremo il culo. Quadrato. Doppio. Magari posso anche andare a prendere la città e smontare lì. Intanto ci sono dei cervi che entrano dentro la città come se niente fosse. Questi qua non dovrebbero essere troppo potenti, sono dei miliziani. Stiamo prendendo la piazza pian piano. Il nostro generale è sotto attacco. Allora facciamolo un po' ritirare, generale. Se è sotto attacco. By your command. Il nostro nemico ha perso un punto di vittoria. Ok. Abbiamo preso il punto di vittoria. Possiamo anche in teoria aspettare qui. Cioè loro caricano, si ritirano, fanno cavolate su cavolate.
nostri giavellotti stanno facendo un po' male al nemico. Bravi, ritiratevi un attimo. Tanto qui stiamo a conquistare il punto tranquillamente, senza troppi problemi. Posso anche vincere questa. Il forte nemico sarà nostro. In teoria abbiamo tolto. Ah, abbiamo vinto! Lel! Ok, abbiamo vinto senza neanche muovere un dito. Terminiamo la battaglia, ovviamente. Yeah! Abbiamo perso 0 uomini. Loro ne hanno persi 151. Fas est et ab ost et oceri. Oddio, oggi ho fatto una versione di latino, non ditemelo. Lì la prova di... lì di rimandatura. Quindi... c'è una battaglia molto veloce, così... schietta. Figo! Yeah! Ora possiamo decidere se razziare, abbattere o occupare. Invece... denaro guadagnato, qui aumenta. Se abbatto... facciamo... occupare, semplicemente. Commander. I fedeli di Atena. I tuoi soldati audaci di questo esercito hanno vinto molte vittorie. Solo il loro coraggio, quando si trovano di fronte al nemico, supera le loro abilità con le armi. Molto bene. Quindi abbiamo preso anche un'abilità dell'esercito e possiamo aggiungere cosa? Tagli di forza. Aggiungere la tradizione. Formidabili lancieri. Forti nella difesa. Esperti assedi. Schermagliatori esperti. Esperti artiglieri. Direi formidabili lancieri, ovviamente. E possiamo anche rinominare la unità. Come la chiamiamo? Sol 7. Opliti di Larus. No, anzi, facciamo così. Io li chiamo sempre lì allo stesso modo. Non lo cambio il nome. Gli fedeli di Atena. Però voi dovete scrivere nei commenti come vi piace. Come volete, se volete qualche nome differente o qualcosa del genere. Ditemelo. E ovviamente io adesso vorrei reclutare un generale. Non campione. Un campione che cosa serve già? Potete controllare. Ah, addestrano truppe. Ah sì, sono come gli zeloti, gli non mi ricordo cosa. Facciamo... intanto da me succede qualcosa che non so, cioè... ecco, no, c'era un attimo l'antifurto. Prendiamo... razziamo un po' la zona. Razziamo bene. Questa zona qui è... contesa. Ah no, 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 no. No, stanno ancora facendo casino. Ah, direi, cosa facciamo? Andiamo in giro qui a vedere se c'è qualche flotta. I prodi compagni. Ah, l'esercito di Pirro. Intanto direi di prendere un generale. Scuola uno statista. Mi servirebbe qualche altro generale. E non mi ricordo solo come si fanno i generali. Un attimo solo. Crea forze, ecco.
Questa scheda mostra abbiamo tutte questo, le unità o questo, le navi questo, disponibili questo. Al reclutamento per la provincia che hai appena selezionato. Ho questo, questo. Clicca con il tasto destro sull'icona Gelo di un'unità o di una nave. Io preferisco per leggerne la stuzia. E con il sinistro per metterla in coda. Cliccaci sopra una seconda volta per annullare l'operazione. Diciamo... Oh, sta zitta! Ok, come... Guardia del corpo... Preferirei una unità di cavalleria, sono più abituato. Comanda. Reclutiamo un po' di unità. Io direi... Opliti. Tre unità di opliti e due di gemellotto. E direi che per questa puntata è tutto, gente. Ci sentiamo alla prossima. Da Larus è tutto. Votate e commentate. Ciao!